Slavo, Taranto, ragazzi, manifestazione attuale, la Costituzione, che anche quando è il titolo appunto di un evento di un vari relatori fanno le loro riflessioni sul Green Pass, esprimendo della loro contrarietà con la mascherina. Allora ci saranno anche i ragazzini che sono le prime vittime di questa situazione allucinante. E quindi andavamo in pochissimi a scuola, prendevamo queste lezioni, Luther King, ma questi spettacoli da rivista degli anni 50, poi è passato l'anno scolastico, abbiamo ricominciato quello nuovo e è cominciata questa strisciante propaganda, perché nella mia scuola, io insegno in provincia di Taranto, c'è la gara a chi fa più inoculazioni, perché pare che ci sia un premio alla fine da parte del ministero, i più inoculati possono diventare dirigenti scolastici. Pare che sia uno dei requisiti, essere dirigenti scolastici, ossia mostrare un braccio con molti segni di inoculazione. Beh, sono le idee contenute che devono camminare, non le opinioni personali, no? Dobbiamo andare sempre verso percorsi oggettivi di conoscenza. Orribile. Una delle cose principali per cui io entro in una classe è che ogni norma giuridica deve caratterizzarsi di una cosa, 16, della 17, logica. 18, allora se la logica vuole che i vaccinati possono contagiare, possono contagiarsi, e il non vaccinato anche, è chiaro che si apre una discriminazione verso una categoria di soggetti senza la logica e senza il supporto di alcuna evidenza scientifica. Quindi mi sembra più un provvedimento politico, arbitrario, che connota e che ha un sottofondo molto preoccupante, in quanto se non ci sono dei parametri giuridici di riferimento sulla definizione di emergenza sanitaria, è chiaro che attraverso l'arbitrio e attraverso la norma giuridica che si applica nei confronti di tutti, si possono anche creare, degli scenari ancora più pericolosi sulla limitazione della libertà dei diritti individuali. Dice anche che la libertà viene limitata. Ma tu devi stare con la mascherina, a parte il dirigente inoculato, me lo vengono a dire i genitori di questi ragazzi, i genitori che sono preoccupati del fatto che un docente possa non utilizzare quelle precauzioni che la legge prescrive. I miei esimi colleghi dicono, potrai anche non essere d'accordo, ma è una legge dello Stato. Cioè la legge dello Stato prima ha detto che vi dovete distanziare, la salute collettiva, che non vi dovete toccare, che non dovete bene, diciamo, una che è superiore nuova, anche a quello che potrebbe essere il bene individuale, deve essere argomentato e giustificato. Siccome tutto si fonda su un principio di precauzione, il principio di precauzione va di pari passo al principio della proporzionalità e della ragionevolezza. Siccome attualmente i dati ufficiali ci dicono che la salute collettiva non è in pericolo, che basta leggersi i dati ufficiali in cui ci si rende conto che i decessi, i contagi fanno parte di numeri probabilistici che non attengono ad una realtà così pericolosa e dove non c'è un pericolo attuale, è chiaro che la salute collettiva in questo momento viene meno e prevale la libertà individuale.